Voci.fm, il sito delle voci. Partner, Voxil Voce Gola, tutta l'energia della tua voce. Voxil.it. Forse non è un caso che il cielo di Roma si sia oscurato proprio quando sul red carpet di Alice nella città alla festa del cinema sfilano le voci della famiglia più horror e dark che la storia ricordi. Sono gli Addams per la prima volta protagonisti di un film d'animazione e hanno voci molto strane, come quella di Loredana Bertè, che per la prima volta si dà al tanto desiderato doppiaggio prestando la sua potente voce alla nonna, in originale doppiata niente meno che da Bette Midler. Ciao Loredana, buongiorno, com'è andata questa tua prima esperienza di doppiaggio? Fantastica, mi sono persa nel personaggio che è sopra le righe, folle, e mi ha fatto veramente bene perché è un'esperienza nuova per me. Ho provato delle cose che non c'entrano niente con quello che faccio di solito e mi sono divertita da morire, anche perché era il mio sogno da bambina, perché sono sempre stata una grande fan della famiglia Addams. Io dentro sono Mercoledì, ecco, da sempre. Quindi avere questa possibilità di doppiare questo personaggio magnifico è stato veramente per me un regalo. Però è sempre un lavoro sulla voce, no? Cioè tu canti e comunque anche il doppiaggio è un lavoro sulla voce. Sì, però mi hanno aiutato molto due vorrei ringraziare due doppiatori che sono Max e Giulia. Sono fantastici e abbiamo fatto insieme un lavoro di squadra. Grazie Loredana. Grazie a voi. Morticia invece, che in originale ha la voce di Charlize Theron, parla in italiano grazie alle corde vocali di Virginia Raffaele, che aveva già doppiato zia Cassa Amada in Big Hero e che solo il doppiaggio le restava da fare con la sua voce, con cui gioca da sempre. Virginia Raffaele, torni al doppiaggio, hai già fatto un'esperienza di doppiaggio? Una piccola cosa di doppiaggio, sì, sempre un cartone animato, però questo qui è, diciamo, un lavoro un po' più intenso, quindi è stata una bellissima esperienza. Com'è questa Morticia? Come l'hai fatta parlare? L'ho fatta parlare un po' così, ha un'eleganza, ma comunque va su e giù, insomma. Poi il direttore di doppiaggio, Massimiliano Alto, è stato veramente d'aiuto e mi sono divertita e ho cercato di recitarla più che di doppiarla e basta, di fondermi un po' di più. Insomma, il mio lavoro è un altro, però spero di aver fatto un buon lavoro. Senti, tutti i giochi... Bella. Virginia, tutti i giochi che tu fai da sempre con la voce ti hanno aiutato anche per questo doppiaggio? Beh sì, avere confidenza con la propria voce e il saper modulare è importante in un lavoro del genere, assolutamente. Sì. Lo rifarai? Ti piace il doppiaggio? Tantissimo, tantissimo. Vedremo come va questo qui. Ovviamente per te gli Addams sono un mito, immaginiamo. Sì, comunque gli Addams sono sempre stati, è una famiglia iconografica, era un telefilm, poi un film con Angelica Houston, attori pazzeschi e fin da piccola li vedevo, insomma. L'immancabile Pino Insegno doppia invece Gomez, mentre la tenera Eleonora Gaggero diventa Dark e fa parlare Mercoledì. Ciao Pino, come va? Allora, com'è questo Gomez? Com'è stato dare la voce al papà della famiglia Addams? Sono abbastanza abituato a dare voce a chi ha un corpo più bello del mio. In questo caso il suo corpo è meno bello del mio. No, mi aspettavo di trovare un Gomez più romantico, tipo Raul Giulia, quello del film che ho visto in precedenza. Lui è più simpatico, più pacioso, più cicciottello, carino. E devo dire che avevo un po' paura all'inizio, perché la famiglia Addams c'è un bel trascorso sia televisivo che cinematografico. Invece ho trovato che la traslazione in cartone animato funziona, è divertente. Non lo dico da spettatore, non da ovviamente direttamente interessato come protagonista. Appassionato degli Addams? Sì, mi hanno sempre divertito il fatto del contrario di tutto, ciò che è brutto diventa bello, è meraviglioso. Eleonora Gaggero, ben ritrovata. Allora, tu dai la voce a Mercoledì nella famiglia Addams, che tipo è e come è stata questa esperienza? Allora, è stata un'esperienza magnifica, soprattutto perché era la mia prima di doppiaggio. E Mercoledì è una ragazza che all'inizio vedendola la dai un po' per scontato, se così si può dire, invece questo film fa una vera e propria evoluzione e la vedremo in più sfaccettature. Sì. Senti, hai qualcosa in comune con lei? Magari ogni tanto ti senti un po' più dark del solito? Sì, forse un po' il black humor, come si può vedere anche un po' da come sono, c'è un po' quello stile dark, sì. E il doppiaggio ti è piaciuto come esperienza? Pensi di rifarla? Molto, mi è piaciuto tanto e abbiamo fatto, più o meno facevamo 8 ore di doppiaggio per 3 giorni, è stato faticoso ma bellissimo. Grazie!
Il film, che punta sul valore delle differenze, è una sorta di prequel. Parte quindi dal matrimonio di Morticia e Gomez, cerimonia funestata dall'assalto degli abitanti della zona che li cacciano al grido di via i mostri. Così la coppia si trasferisce in un manicomio abbandonato del New Jersey. Nascono i pargoli, ma la storia si ripete. E stavolta è tutta colpa di una conduttrice di reality che ristruttura quartieri. E sul suo, per quella famiglia così mostruosa, non c'è proprio posto. Un saluto a Voci.fm. Chi lavora con la voce è su Voci.fm. Partner, Voxil Voce Gola. Tutta l'energia della tua voce. Voxil.it.